Ciao signor De Leone, benvenuti in un nuovo video di Voi vs Loro. In questo video vedremo quello che voi provate e quello che voi potreste fare nei confronti della persona di vostro interesse, e lo stesso farò per l'altra persona, quindi vi metterò a confronto. Qui mi occuperò del leone, qui mi occuperò dell'altra persona. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Se sentite che le parti sono inverse, è possibile perché io vedo le energie che ruotano intorno ad uno specifico segno zodiacale. Quindi vedete voi quale parte risuona di più nel vostro caso. Questo video è valido dal momento in cui voi lo vedete, quindi non si riferisce necessariamente alla situazione attuale, può risuonare oppure meno. Allora, direi di iniziare subito. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video. Iniziamo dal leone. Quindi, qual è il messaggio per il leone nella sua situazione amorosa con la persona di suo interesse? Allora, c'è la carta di ama prima di tutto te stesso, il rispetto per te stesso ti rende più attraente a livello amoroso. Questo vuol dire che i leoni sono chiamati ad amarsi di più, a volersi bene, a prendersi cura di loro stessi. E poi c'è la carta di molto presto, decidi chiaramente quello che vuoi così che ti arrivi subito. E questa carta mi fa pensare che da parte del leone ci sia ancora un po' di confusione riguardo una specifica situazione, motivo poi per cui c'è l'invito a decidere chiaramente quello che il leone vuole, in modo tale che possa poi manifestare presto una determinata cosa. Adesso vediamo che cos'è che il leone prova nei confronti della persona di suo interesse. Che cos'è che il leone prova nei confronti della persona di suo interesse? Che cos'è che il leone prova? C'è la carta del diavolo al contrario. Che cos'è che il leone prova nei confronti della persona di suo interesse? C'è la carta del 6 di bastoni. Che cos'è che il leone prova nei confronti della persona di suo interesse? C'è la carta dell'otto di coppe. Fondo del mazzo c'è la carta del folle. Sembra quasi che il leone voglia andare da solo verso una nuova direzione, perché c'è la volontà di rischiare, di fare qualcosa di completamente nuovo. C'è anche la volontà da parte del leone di distaccarsi da un'energia che sente essere tossica. Per cui quello che percepisco è che le persone del leone si allontaneranno a livello effettivo o perlomeno a livello mentale ed emotivo dall'altra persona nel momento in cui la percepiranno come tossica, come negativa. Quindi sento che i leoni vogliono superare un ciclo karmico, vogliono allontanarsi da una persona che hanno percepito come tossica, perché questo dà loro un senso di vittoria ed un senso di soddisfazione. Un'altra cosa che percepisco anche da parte del leone è che questo allontanamento che vuole fare è come se gli servisse per avere le attenzioni su di sé, specialmente se il leone si è trovato in una situazione dove l'altra persona dava le briciole oppure non dava attenzioni. Facendo questo gesto di allontanamento è come se avesse ripristinato un equilibrio oppure avesse ripristinato quelle attenzioni che prima mancavano. Vediamo quali sono le possibili azioni che il leone vorrebbe compiere nei confronti della persona di suo interesse. C'è la carta del mondo. Quali sono le possibili azioni che... Ok, c'è la carta del carro. Quali sono le possibili azioni che il leone vorrebbe compiere? C'è la carta dell'asso di denari. Fondo del mazzo c'è la carta della giustizia. I leoni vogliono fare giustizia e molto probabilmente vogliono decidere proprio di chiudere con la persona di loro interesse, o comunque la persona a cui hanno pensato, a cui sono legati a livello energetico, perché vedo che vogliono andare dritti verso un nuovo inizio e la carta del carro è come se fosse praticamente in direzione dell'asso di denari che è opposta
alla sezione che riguarda l'altra persona. Quindi io penso proprio che i leoni si vogliano allontanare e che questo comporti un superamento di un ciclo karmico. È molto interessante che abbiamo la carta del diavolo e la carta del mondo che sono nella stessa colonna e questo ha a che fare appunto con i cicli karmici che sono chiusi. Poi abbiamo la carta del 6 di bastone e la carta del carro che indicano entrambe il superamento di fasi difficili, di situazioni difficili e un senso di vittoria. E poi abbiamo la carta dell'8 di coppe e la carta dell'asso di denari nella stessa colonna. Una indica un allontanamento e l'altra indica un nuovo inizio. Quindi questo mi dice che i leoni si vogliono allontanare da una persona che percepiscono essere come tossica per andare verso un nuovo inizio. E nel far questo sentiranno un senso di vittoria e di soddisfazione. Vediamo invece la persona con cui il leone ha a che fare. C'è la carta di passione, quindi questa persona comunque ancora sente una forte passione verso il leone e c'è la carta di relazione di vita passata. Vi siete già conosciuti prima, quindi questo vuol dire che tra il leone e l'altra persona c'è un legame che è molto forte, molto intenso, quasi familiare. Perché è come se ci si conoscesse da sempre e c'è ancora questa forte passione. Vediamo che cos'è che l'altra persona prova nei confronti del leone. C'è la carta del 2 di coppe. Che cos'è che l'altra persona prova nei confronti del leone? C'è la carta della giustizia. Che cos'è che l'altra persona prova nei confronti del leone? Che cos'è che l'altra persona prova nei confronti del leone? C'è la carta della torre. E sul fondo c'è la carta della 10 di bastoni. Questa persona sta soffrendo allo stato attuale, è in una fase di crisi e di forte destabilizzazione. È come se avesse avuto il suo karma in alcuni casi, perché c'è la carta della giustizia e qualcosa mi fa pensare che ci siano delle situazioni che si sono svolte in una determinata maniera perché serviva per ripristinare un equilibrio. E questo è particolarmente vero se questa persona non dava al leone quello che il leone voleva. Quindi è come se il leone allontanandosi avesse ristabilito praticamente un equilibrio e questa cosa praticamente sconvolge questa persona. Vedo però che ci sono dei sentimenti, questa persona vorrebbe riaggiustare le cose, sente questo legame molto forte e molto intenso, però il problema è che a livello emotivo questa persona non ha una buona stabilità allo stato attuale, per cui potrebbe non essere ancora pronta nel fare le cose giuste. Vediamo quali sono le possibili azioni che questa persona prenderà nei confronti del leone. C'è la carta del 10 di coppe, quindi ci sono dei sentimenti. C'è la carta del 10 di bastoni, la carta del 10 di spade e la carta del carro. Ci sono ben tre 10 e questo ha a che fare con il completamento. Poi c'è la carta dell'imperatrice sul fondo del mazzo. Allora, sicuramente questa persona ha dei sentimenti e c'è una situazione che l'ha portata letteralmente allo sfinimento, non ce la fa più. A mio avviso questa persona vuole farsi avanti e vuole far nascere qualcosa di nuovo, quindi ancora spera, a mio avviso, in questo rapporto. Quindi potrebbe entrare in azione per fare qualcosa. Non penso che il carro sia verso un nuovo inizio, non posso escluderlo, ma quello che vi posso dire è che questa persona ha ancora una forte passione e sente ancora un forte legame verso il segno del leone. E quello che vedo è che sono coinvolti tutti i segni zodiacali in questa lettura. Vediamo di vedere se c'è un risultato, quindi quello che ci possiamo aspettare dal leone, da questa persona, ulteriori informazioni sul rapporto tra il leone e la persona di suo interesse. C'è la carta di perdono e la carta di giustizia karmica che è appunto intervenuta in questa situazione. Qualcuno vuole fare le cose giuste e penso che questa persona chiederà scusa e quindi si farà praticamente risentire. Se sentite che è il contrario, ascoltate la vostra intuizione. Io vedo quello che compare. Vediamo qual è il messaggio dell'universo per il leone, quindi che cosa che viene consigliato. Fidati delle tue sensazioni, stai per ricevere una notizia inaspettata e potrebbe essere appunto questa persona che si farà avanti. Qualcosa di meglio ti aspetta, quindi questo vuol dire che c'è qualcosa di migliore rispetto alla situazione che il leone sta vivendo allo stato attuale, con o senza questa persona.
Vediamo invece questa persona quale messaggio dell'universo ha. Vai oltre. La forza la puoi trovare solo dentro di te. Abbraccia il cambiamento. La verità sta per esserti rivelata. Quindi questa persona ha bisogno della forza per farsi avanti, però penso anche che questo potrebbe avere a che fare con la forza di andare oltre, cioè nel senso di cambiare completamente e di lasciare perdere in alcuni casi. Se questa persona si farà avanti, riuscirà a vedere le cose in maniera chiara, secondo me, anche se la carta della torre potrebbe indicare una rivelazione che ha avuto riguardo questa persona di recente, cioè una notizia inaspettata o una comunicazione inaspettata che potrebbe averla letteralmente sconvolta, e questo però le ha permesso di vedere le cose come stavano. Comunque quello che vedo è che questa persona deve andare oltre, cioè non deve stare male, deve cercare di abbracciare il cambiamento nel senso di muoversi e di fare qualcosa, di entrare in azione. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!